Mentre pensavo alle cose da dire, visto che non illustrerò un programma complesso e articolato che sabato insieme a tutta la coalizione presentiamo sul conto della candidatura, che quindi nei prossimi giorni troverete su internet, diffonderemo nelle strade, nei rioni, nei gazebo, in tutti gli incontri che avremo con i cittadini, mi sono venute in mente alcune cose e ve le voglio trasmettere perché forse vengono prima dei contenuti e in qualche modo ci indicano qual è la direzione di fondo che noi dobbiamo intraprendere per questa nostra città. La prima cosa è che Trieste ha bisogno di unità, ha bisogno di condivisione, ha bisogno di armonia per ritrovare le energie, le forze per affrontare una situazione complessa, per molti versi difficile, e anche per superare una storia passata ma anche recente fatta di troppe divisioni, di troppe lacerazioni, di troppe frantumazioni che l'hanno divisa, l'hanno depotenziata, che hanno visto talvolta la politica protagonista anche eccessiva e irresponsabile. E per garantire la qualità della vita del futuro, a me vengono in mente, questa è la seconda considerazione dopo quella dell'unità che volevo fare, vengono in mente due parole e ve le dico così, sapendo che poi hanno bisogno di qualche spiegazione. Trieste ha bisogno di più fatturato e Trieste ha bisogno di più coesione sociale. Trieste ha bisogno di produrre più ricchezza, ha bisogno di imprese che siano messe in condizioni di produrre più ricchezza, più posti di lavoro, di lavorare più e meglio, di investire, anche perché solo così si produce quella ricchezza che poi attraverso il gettito fiscale diventa risorsa per le politiche pubbliche di cui abbiamo bisogno, perché vogliamo una città più bella, vogliamo una città più vivibile, vogliamo servizi più avanzati e più moderni, vogliamo tutta una serie di cose che però hanno bisogno, per diventare più coesione sociale, di più fatturato. La capacità di unire, la capacità di far sognare una Trieste che abbia un bel domani, Trieste che torna grande, una Trieste sempre più bella, sempre più europea, sempre più ricca di iniziative, di giovani, una Trieste che trasforma i paradossi negativi in paradossi positivi. Sarebbe bello che tra un po' di anni si potesse dire: ma sì, quella era la città dove era impossibile fare impresa e sono nate un sacco di imprese. Quella era la necessità da cui, città da cui i giovani scappavano e guarda, c'è un fiorire di iniziative in vari campi di talento da parte di giovani che si vanno affermando. Quella era una città in cui la scienza e l'università erano separate quasi da un muro dal resto della comunità e adesso c'è c'è il protagonismo intero di Trieste attorno alla vocazione universitaria della scienza. Quella era la città dove non ti facevano nemmeno cambiare una gru in porto e adesso il porto ha ripreso a funzionare, ha ripreso a svolgere una funzione. Ebbene, per realizzare questi sogni, per trasformare questi paradossi negativi in paradossi positivi, c'è bisogno, ritorno all'inizio, di unità, di un forte senso di comunità, di tanto spirito di servizio e di tanto duro, quotidiano e faticoso lavoro. Non ci sono alternative a questa ricetta. Io penso che noi possiamo andare a dire a cuore aperto, guardando negli occhi le triestine e i triestini, che vogliamo lavorare seriamente e duramente per costruire con loro un domani migliore, che vogliamo aiutare le tante persone che cercano lavoro o che si ritrovano dopo una vita di lavoro a doverlo cercare nuovamente, che è la cosa ancora più difficile, che vogliamo lavorare perché la qualità della vita di ieri e di oggi sia anche la qualità della vita di domani. E sono convinto che se andiamo a guardare le triestine e i triestini negli occhi dicendogli queste cose e se siamo convinti con la quotidianità del nostro modo di comportarci, di ricostruire un'immagine positiva della politica,
come di una cosa bella, come di una cosa che risolve i problemi, come di una cosa che tiene assieme le persone invece che deluderle e abbandonarle. Ebbene, io sono convinto che la strada che noi abbiamo scelto in questi mesi, il modo in cui siamo impegnati tutti assieme in questa campagna elettorale per vincere in comune, per vincere nuovamente in provincia e per rivincere nel comune di Muggia, ci possa dare una grande soddisfazione. Non sarà stata una soddisfazione per noi, credo che aprirà una nuova stagione per Trieste. Io credo che per questo valga la pena di impegnarci tutti quanti assieme. Sappiamo che ci sono tante persone indecise, incerte, ci sono soprattutto tante persone deluse. Noi dobbiamo convincere soprattutto i delusi, dobbiamo riaccendergli una speranza, una voglia, un'idea che ce la si possa fare. Io credo che abbiamo contenuti, abbiamo candidati, abbiamo uno spirito unitario, abbiamo insomma una forza, un'energia positiva che possiamo mettere sul campo. Come si dice, in bocca al lupo a tutti quanti noi e soprattutto in bocca al lupo a Trieste. Grazie.